मा गुरु वज्र सुमति मुशन कर उत वरदान्य श्री भर वर्ष मान्य सर्वासी ओम गुरु वज्र सुमति सुमि मु निषण कर उत वरदान्य श्री भर वर्ष सर्वासी देहूँ गुरु सुमतिमो निषण कर उत वरदान श्री भद्र वर्ष मान्य सर्वासी देहो ओम गुरु वज्रदर धर सुमति मु शन कर उत वरदान श्री भद्र वर्ष मान्यावासी देहो ओ मुरु फ्र धर सुमाति मोनी शन कर उता वरदान्य श्रे भर वर्ष मन सर्वासी ओम गुरु वज्र दरा सुमति तिमो निष उत वरदान्य श्री भर वर्ष मान्यावासी ओम गुरु वज्र दरा सुमति तिमो हूँ हूँ ओम आ गुर्र धर सुमो निषण कर उत वरद श्री भद वर्ष सर्वासी हूँ ओ मुरु वज्र धर सुमिमो नि शन कर

Dagi jebtsun lama tuje che, nyamda dala tuje siksoso, gebeshe san dala tendoso, uyon sungi nama cedoso. Se <Sess> je nyingne sowa debece, dejen korlovi su leksyone, ila sambe dudum alupa, gemel hungi rubra jingil. Sonye sodan dikdun shakbece, dungi lavchen sonyi yosod zopa dan chiran yin chenra jingle chenchu pharge yin chen tu gun tu a new pms u dro lechun chenchu drube gege kun shi shi thenge and la drubra jingle dagelo na chola chopa dan chimesam jurgem ba shi wad chadan timbe dede reise kyamne lama keleme tukje chenge dala sikso gongyap drewe nyamda dachala jetsun lame tuje rab gongne kudan sunge nawa dhame tuwa nyamso nyunwe kaisan topraish kyewa kundu yanda lama dan dhame cheki pelalong shech

possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Abbiamo moltissimo da vedere oggi, mi fa molto piacere poter entrare in contatto, leggere, affrontare questi argomenti, questo testo. Però volevo cominciare con la lettura del testo insieme. Facciamo una volta insieme la lettura del testo in tibetano. Poi dopo andiamo per la, la spiegazione, che non voglio dilungarmi con delle introduzioni lunghe che poi non finiscono mai, se no non abbiamo dopo il tempo per tutto il resto che ci abbiamo davanti. <sessizia> Gyase Thampa Nam Gi Nga Pe Alam Kalden Tharde Nam Gi Jungo Ete Chitra Nishinda Gi Paracha Kanda Sipi Del chara te ye cha chir tsem pai Gyal va ge pe lam la yi tem pe Kal den te da thang ve yi gi anye Nam da nge chum e brasi tso ayi DENRE TUNIRA SHIVETA ME ALA SILAKAMPA IKYALU CHENAM KUNE CHINCHIR TOMAR ye la kompetse di nang she adum len re mi lu kor ve dung e anam ya ya sam pe chi me na

sem pa men ala me chan chu bu ki hün zur so de we guru mi guru we lo den nam ge chan chu sem chu ki chu chu wo she ye ging gi ke

Dunga sumge gün çeme parnar Ne kabdin din gür ve manam ayki Ngan sam ne sem baratsu Ne lo mi

Tuttavia, se questa rinuncia non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, non di a causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi, Perciò il saggio dovrebbe generare la Suprema Bodhicitta. Esistono due aspetti molto importanti negli insegnamenti in generale, ma più che negli insegnamenti nel sentiero trasmesso da Buddha, che certe volte si fa un po' di confusione, non c'è molta chiarezza fra la differenza di uno e l'altro, che però è importante capire la differenza che c'è, che viene chiamata la liberazione dal Samsara e l'altro è l'illuminazione. Certe volte viene fatta un po' una confusione, si mette tutto come illuminazione, liberazione, come se fosse una cosa sola, però non è proprio così, okay? o meglio è abbastanza diverso. Quindi questo è un punto importante qua. Perché quello che abbiamo visto ieri, la rinuncia, o meglio, la determinazione di emergere, di uscire dal ciclo di sofferenza, è il desiderio alla liberazione. E voler effettivamente, no? Come viene proprio il testo stesso lo dice. Uh... E se costantemente di giorno e notte sorge un'aspirazione un alla liberazione, la liberazione che cosa vuol dire? Vuol dire essere liberi dal ciclo di veleni mentali, azioni contaminate, karma e risultati di sofferenza, che alla sua volta a risultati di sofferenza noi andiamo ad avere un'altra reazione di veleni mentali che ci porta a un'altra azione e così via entriamo in questo ciclo. Per essere liberi da, questi, da questo ciclo, l'unico modo che c'è è quello di eliminare l'ignoranza. Perché le azioni ne abbiamo accumulate, tante di quelle azioni, sin da un tempo, senza inizi, che non è che possiamo andare lì e ah, lasciamo esaurire tutte le azioni. Una volta, mi ricordo anni fa, tanti anni fa, ero in Brasile e c'era un monaco di una tradizione induista e ci siamo messi a, a discutere, a dibattere nel parco, mia sorella faceva danza indiana ero andato a vedere una presentazione, eravamo in questo parco in Brasile, a San Paolo, e a un certo punto c'era stato un incontro piacevolissimo e ci siamo messi a discuterne, a fare un dibattito su alcuni punti filosofici tra il buddismo e la tradizione induista che lui seguiva, che non so qual era in particolar modo, però secondo lui lui diceva no, che uno non è che deve fare, smettere di fare le azioni negative e compiere le azioni positive. Secondo lui uno dovrebbe non agire completamente, perché deve lasciare esaurire il karma. Qualunque azione che compie, positiva o negativa, è sempre azione, che ti tiene sempre dentro il samsara. Secondo il buddismo quello che succede, anche il non agire è un'azione. Anche quando ti trovi davanti a una situazione e dici non faccio niente, è comunque un far qualcosa. Per dire... Noi non siamo capaci totalmente di non agire completamente, questo è impossibile. Perciò questo è un fattore. L'altro fattore che c'è anche è che per eliminare questo ciclo di sofferenze, noi non siamo capaci di esaurire completamente il karma, perché ce ne abbiamo tante di quel karma accumulato che non è che siamo capaci di lasciamo esaurire tutto, perché tanto ogni momento stiamo creando del nuovo anche. I risultati, basta che il seme si incontri con l'acqua e con la terra e con il sole, che vengono fuori i frutti. Ossia, basta che le cause che abbiamo creato si incontrano con le condizioni, ossia le situazioni che noi viviamo nel presente, che il risultato avviene. no? Qua c'è un concetto importante che è la differenza che c'è tra cause e condizioni, ossia. Faccio un'azione, è una causa che sto creando, quella causa viene depositata nel mio continuo mentale come un seme. Prendiamo la metafora del seme, è il seme che va piantato nel nostro continuo mentale. In un momento futuro compio un'altra azione, che è un nuovo seme che vado a piantare, però allo stesso tempo funge da condizione, ossia è come l'acqua che vado a mettere che fa crescere quel seme lì. Tutte le azioni che noi compiamo, tutte le azioni, sono in se stesse sia cause che condizioni. In altre parole, il presente è una causa per il futuro, è una condizione per far maturare il passato. Okay? Perciò ogni momento la causa e condizioni in realtà sono la stessa cosa, però viste in relazione a due cose diverse, ossia il presente è causa in relazione al futuro. Ed è condizione in relazione al passato, ok? Perciò, noi, se noi in altre parole, quando noi in questo es esatto istante della nostra vita, in questo istante che stiamo vivendo adesso, <coughs> viviamo dei risultati di scelte e azioni che abbiamo compiuto nel passato, no? Se non fossero per delle scelte, per delle azioni, per delle cose che abbiamo fatto e compiuto, per dei pensieri che abbiamo avuto nel passato, questo momento non esisterebbe così com'è. Però affinché queste cause possano dare i loro frutti e manifestarsi nel momento presente, servono anche le scelte e le azioni del momento presente. Caso contrario andremo a far manifestare altre cause che abbiamo creato nel passato. Ok? Ossia ogni azione che noi compiamo nel presente, ogni pensiero, ogni parola, ogni azione fisica che andiamo a compiere nel presente, è una condizione. È un modo come se noi andessimo a scegliere che cosa del passato vogliamo far maturare. Okay? Allo stesso tempo però stiamo creando una nuova causa per il futuro. Perciò il presente è allo stesso tempo una condizione che fa maturare il passato ed è una causa che, avverà, che darà i suoi risultati nel futuro. Okay? Quindi questa è causa e condizione. Le cause che noi abbiamo accumulate sono infinite, sono incontabili. Infinite no, però sono incontabili. Non si può dire da dove, quando, come, quante non si riesce. Però e allo stesso tempo in ogni momento andiamo comunque ad agire, perciò le condizioni si manifestano sempre, perciò i risultati ci saranno. Nei tre punti che ci sono, che ci fanno questo ciclo di sofferenza, che sono ignoranza, ossia veleni mentali che nascono dalla ignoranza, azioni, karma e risultati sofferenza, l'unico sul quale possiamo veramente intervenire sono i veleni mentali. Perché quello che accade è che dal momento nel quale non c'è più la ignoranza, non ci sono più i veleni mentali, non vengono più create le condizioni per far maturare le azioni create nel passato. Perciò quello che succede è, la liberazione è quando uno elimina la ignoranza in modo che non ci siano più veleni mentali manifestati, non c'è più rabbia, non c'è più invidia, non c'è più attaccamento, non c'è più arroganza, non c'è più paura e non c'è più ignoranza. La cosa è meravigliosa. E di conseguenza uno ha la libertà di scegliere dove e quando rinascere non ha più sensazioni di sofferenza, okay. e questo viene chiamato la liberazione, non è libero da questo ciclo del samsara. Questo viene chiamato il, la liberazione. Ed è un qualcosa di molto bello, è anche un mica poco da aspirare. Okay. L'altro punto, come vediamo nel prossimo verso, che dice tuttavia se questa rinuncia non viene unita la generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione che cos'è l'illuminazione cosiddetta che in realtà la parola illuminazione uh, in tibetano viene tradotto come sanghiera o cianciup um, i tibetani sono stati eccellenti nel tradurre i testi in passato e ci sono anche dei termini nel quale hanno tradotto col significato. Quindi la parola illuminazione è stata tradotta con questa parola sanghieba, che vuol dire sang vuol dire eliminare, ghe vuol dire sviluppare. Quindi lo stato dell'illuminazione, lo stato di Buddha, vuol dire lo stato nel quale uno abbia eliminato completamente i veleni mentali e le sue impronte e abbia sviluppato al massimo del potenziale le proprie qualità e questo è un passo ancora successivo alla liberazione perché quello che accade è che nella liberazione uno ha per raggiungere la liberazione si deve eliminare l'ignoranza. per raggiungere l'illuminazione si deve eliminare sia la ignoranza ma anche le impronte della ignoranza ok che è una cosa abbastanza più difficile. Poi questo pomeriggio parleremo un po' più di questo, perché per capire bene questo si deve andare a parlare della corretta visione della realtà. Non si può capire questo senza comprendere un po' di più sulla corretta visione della realtà. Comunque, fatto sta che l'illuminazione vuol dire sviluppare le proprie qualità, le proprie capacità al loro massimo potenziale. Sviluppare la saggezza in modo pieno, sviluppare l'amore in modo pieno. La liberazione vuol dire sì, sviluppare le proprie qualità, ma non ancora al massimo potenziale, vuol dire aver eliminato le ignoranze e quindi non dover più soffrire. Però ce n'è ancora strada da fare. Per avere il proprio, la propria capacità al massimo potenziale. Ce n'è ancora un bel po' da fare. In realtà, se si prende il percorso fino all'illuminazione, la liberazione è il primo terzo. Dopo dalla liberazione all'illuminazione, ci sono ancora altri due terzi di cammino da fare: di strada da fare, per fortuna, senza sofferenza più, no? Almeno uno ha già eliminato la propria ignoranza, e poi dopo va più rilassato in qualche modo. Però fatto sta che l'illuminazione è qualcosa molto di più. Che cosa succede? Qualcuno si potrebbe chiedere bene, ma ok, prima di questo, ancora. È possibile o non è possibile raggiungere sia la liberazione che poi successivamente l'illuminazione? Questa è una domanda importante. E non è una domanda ovvia, non è una domanda, come si può dire, scontata in qualche modo, la, la risposta non è così semplice. È chiaro che noi diremo sì, è possibile, però in che modo? Perché io ci credo veramente o non ci credo? Questi sono due punti fondamentali in realtà. Originalmente parlo nei tempi di Buddha e successivamente anche in India per diversi secoli, ormai non è più tanto così, da ormai da un bel po' di tempo già. Gli insegnamenti venivano divisi in due gruppi. Venivano dati gli insegnamenti a quelli che erano discepoli più intelligenti e a quelli che erano discepoli meno intelligenti. Vengono divisi in due gruppi. La differenza principale qual era? I discepoli più intelligenti erano quelli che prima dovevano comprendere, per poi dopo credere. I discepoli meno intelligenti, quelli che prima veniva detto, credevano e poi dopo andrebbero a comprendere. Ok? Perché, non avendo la capacità intellettuale di comprendere tutto subito, eccetera sarebbero rimasti bloccati lì per chissà quanto tempo. No? Quindi anche gli insegnamenti stessi vengono divisi a secondo a chi vengono dati questi insegnamenti. E quando si riguarda i discepoli cosiddetti più intelligenti, no? uh, Wangbo, Nenbo, che hanno la capacità intellettiva maggiore, il percorso per poter addirittura prendere rifugio, per poter desiderare raggiungere l'illuminazione, è prima di comprendere che cosa è l'illuminazione e comprendere la propria natura in quanto questo sia possibile. Dopo di questo uno va a prendere rifugio anche il processo di quello più intelligente anche comprende il fatto prima di capire chiaramente che cosa è un Buddha prima di prendere rifugio nel Buddha. Okay? Io ho studiato sia un modo che l'altro. E comunque il percorso di queste pietre è abbastanza complesso e lungo, non è una cosa... Ah, ti dico tre parole, l'hai capito, o non l'hai capito. C'è un percorso dietro di questo, no? Però voglio cercare di riassumerlo. Noi inevitabilmente veniamo da una cultura. Veniamo da un contesto culturale, sociale. Abbiamo una nostra forma mentis che è totalmente influenzata... Dal contesto culturale, religioso, dell'educazione nel quale noi riceviamo e tutto il resto. E perciò anche quando andiamo ad ascoltare gli insegnamenti buddisti, inevitabilmente andiamo ad ascoltare con, le nostre, con il filtro, diciamo, con l'odito della nostra propria cultura e dell'educazione che abbiamo ricevuto. Ok? E sono alcuni concetti che noi prendiamo per scontato, che nel buddismo non sono presi per scontato, sono diversi, che sono fondamentali però. Vediamo. Una domanda importante. Dove è tutto cominciato? Okay. Se noi vediamo nella gran maggioranza delle religioni... È una delle domande fondamentali, no? Mi ricordo anche una volta, ero a vicino a Milano, sono andato a parlare in una chiesa, che mi hanno invitato, non mi ricordo più, all'interno del forum delle religioni. E era stato molto bello, la chiesa era piena, erano tutti contenti, alla fine sono venuto un gruppo di persone a parlarmi e mi hanno chiesto, ma qual è la differenza? Le cose che hai detto sono anche molto simili alle cose che noi ritroviamo all'interno della tradizione cristiana, ma... ma per esempio, per voi, do... qual è la risposta che date dove è cominciato tutto, no? Ho detto, Guardate, in realtà nel buddismo non parla di un inizio. Ed erano rimasti scioccati. Ma come no? Questa è la grandiosità della religione che ci spiega dove è cominciato tutto, no? Il problema è che spesso il problema non è la risposta, ma è la domanda. La domanda spesso è più importante della risposta. Se noi ci chiediamo, prima di prendere per scontato che c'è stato un inizio, quando io faccio la domanda qual è stato l'inizio, io prendo per scontato che ci sia stato un inizio. Nel buddismo si fa una domanda precedente e si chiede c'è o non c'è stato un inizio. E si va ad analizzare questo. Se c'è stato un inizio, vuol dire che ci deve essere stato un qualcosa, che sia stata una causa, però non un risultato qualcosa che abbia avuto un'esistenza propria, autonoma, indipendente da qualunque altra cosa che però abbia a sua volta dato dei risultati. E questa è una cosa che non può esserci. Sempre quando si va a cercare gli inizi. Nel buddismo si parla dell'inizio di questo pianeta, l'inizio di questo sistema solare, che poi ci sono tanti altri, eccetera, eccetera. Però se si va a tornare c'è sempre un qualcosa che torna indietro, c'è sempre qualcos'altro che viene prima, che viene prima, che viene prima. Per quello che si usa il termine dai tempi senza inizio. Perciò si dice che il samsara, questo ciclo nel quale noi viviamo, non ha inizi, però può avere una fine. Che non vuol dire la fine dell'esistenza, vuol dire la fine del ciclo di sofferenza. Perché la domanda che viene fatta è, io sono un essere puro o sono un essere impuro? Io sono impuro, poi vedete voi. Però, nella nostra natura, siamo un essere puro o un essere impuro? La nostra natura. La nostra natura viene detta come essendo una natura pura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile diventare puri. Perché se la propria natura fosse impura, sarebbe impossibile diventare impuri, perché quella è la natura. La natura è ciò che è indivisibile, imprescindibile da noi, qualcosa che, della quale noi siamo. Non è che possiamo separarci da quella natura, ok? Perciò, la domanda che viene fatta è, ok bene, la mia natura è pura. E la domanda che spesso noi facciamo è, se la mia natura è pura, che cosa ho fatto di sbagliato per diventare impuro? Dove è stato il momento che qualcosa è successo? A chi devo dare la colpa? No? Cosa è accaduto? La colpa è mia o la colpa è di qualcun altro? Se così fosse, se fosse così che io un giorno ero puro e è successo qualcosa e sono diventato impuro, già ho un grosso problema. Che vuol dire chi me lo fa fare, di fare questo grande sforzo per diventare puro un'altra volta e poi dopo posso ricadere un'altra volta e diventare impuro un'altra volta. Perché se una volta ero puro e sono diventato impuro, prima di tutto non ero puro veramente perché avevo qualche ignoranza, qualcosa che mi ha fatto diventare impuro. Poi se invece non, di, non dipendeva da me ma dipendeva da qualcun altro, peggio ancora. Perché se io ero puro e qualcun altro mi ha fatto diventare impuro, Vuol dire che io posso fare tutto il mio sforzo per diventare puro un'altra volta, per eliminare l'ignoranza e tutte le sue cause, e qualcuno può fare qualcosa e io ritorno un'altra volta come prima. E quindi non ho la mia libertà in questo senso. Il punto è il seguente: la risposta corretta è. Sin da quando sono essere con la ignoranza? Sin da sempre. Tornando verso il passato posso trovare un momento nel quale ero un essere libero dalla ignoranza? No. E qualcuno mi potrebbe dire, quindi questo vuol dire che la nostra natura vuol dire essere ignorante? Neanche. La nostra natura pura, che si parla, è il fatto che noi siamo interdipendenti è il fatto che la nostra mente è vuota di esistenza intrinseca. Poi, quando parleremo della corretta visione, questo si diventerà più chiaro. Però, in altre parole, se io vado a interagire in un certo modo, io vado a influenzare la mia mente. Se io vado a direzionare la mente in una certa direzione, la mente segue quella direzione. Perciò siamo interdipendenti, siamo costantemente... In connessione con tutto il resto che esiste, e stiamo modellando e trasformando noi stessi. Per questa ragione è possibile eliminare la ignoranza. La nostra natura è che noi non esistiamo, la nostra natura pura è il fatto che noi non esistiamo come essere ignorante intrinsecamente. Non è una cosa propria autonoma, è una interdipendenza nella quale noi viviamo, ed è possibile cambiarla. Ci vuole, non è semplice, però è possibile. Perché? Perché noi siamo interdipendenti. La natura ultima di me stesso è che io non ho un'esistenza propria autonoma intrinseca, ma sono interdipendente. La natura di un Buddha qual è? Che anche il Buddha è interdipendente. La differenza principale che c'è fra un essere come me e un Buddha qual è? Che un Buddha vive sempre, costantemente, in un'interdipendenza positiva. E noi esseri del Sansara viviamo in un'interdipendenza negativa, negativa, positiva ogni tanto. E questa è la differenza, semplificando, principale. Perciò, per me personalmente, quando io ho capito questa cosa, che la ignoranza non è una cosa che a un certo momento è avvenuta, ma che c'è sempre stata, però che è possibile eliminarla, mi ha dato un sollievo enorme quando ho visto che c'è sempre stata. Perché il semplice pensiero che in realtà io sono puro ed è successo qualcosa e è andato, è andato male, mi disturbava. Perché dicevano, non mi sembra che non è coerente. C'è qualcosa che non quadra in questo processo, perché o sono io che ho sbagliato e quindi non ero puro veramente, perché dell'ignoranza c'era, o è successo qualcosa che qualcun altro ha fatto e è successo qualcosa che è successo. Invece... Il fatto che io sono sempre stato ignorante e non avendo creato la giusta interdipendenza rimango in quel ciclo. Questo è quello che effettivamente vuol dire che la nostra natura è pura, vuol dire che la nostra natura è libera da un'esistenza propria, autonoma, in quanto ignorante. Perciò l'illuminazione vuol dire riconoscere la nostra propria natura e eliminare non solo la ignoranza, ma anche le impronte della nostra ignoranza. Okay. E con questo ci porta naturalmente a vivere la realtà in un modo pienamente coerente con ciò che la realtà è. Come dicevo prima, per capire meglio questo, dobbiamo andare a parlare della corretta visione della realtà, e questo lo faremo il pomeriggio. Okay. In realtà, i tempi antichi, quando si davano insegnamenti ai discepoli di una capacità intellettiva maggiore, prima si spiegava la vacuità, la corretta visione della realtà, poi dopo si andava a spiegare la bodhicitta. Perché? Perché per comprendere con chiarezza che cos'è l'illuminazione, per comprendere che chiarezza, che cos'è un Buddha, uno deve per forza di cose aver compreso la corretta visione della realtà. E quindi per sviluppare il desiderio di voler raggiungere l'illuminazione, io devo capire che cos'è l'illuminazione, perciò devo aver compreso che cos'è la corretta visione della realtà. A caso contrario, non arriverò mai a questa conclusione così con chiarezza. Per questa ragione che per molto tempo, per tanti, in tanti contesti, si è insegnato prima la corretta visione della realtà, poi dopo la parte della buddhicità. Noi seguiamo la tradizione di parlare prima del contesto della bodhicitta che c'è anche un aspetto molto forte del cuore, dell'amore e questo possiamo assolutamente attingere e poi dopo andremo alla corretta visione della realtà e uno va a dare supporto all'altro ok? però è importante questo punto che volevo solo chiarire che la differenza tra liberazione e illuminazione e poi oh, no, non solo questo il fatto che la nostra natura è pura in quanto che siamo essere interdipendenti in quanto che siamo liberi da un'esistenza intrinseca come essere ignoranti questo è un punto importante però ripeto questa è una cosa che per capirla meglio ci bisogna andare tramite la corretta visione della realtà questo, questo pomeriggio spero di riuscire ad esaurire abbastanza questo argomento anche se ci vogliono dei mesi in monastero si studiano quattro anni solo su questo argomento 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana, 11 mesi all'anno. Perciò è una cosa abbastanza complessa e profonda, perciò in un pomeriggio si cercherò di darvi l'essenza comunque almeno. Ok, un pochettino più complesso. Nel senso che noi siamo tutti costantemente influenzati da tutto quello che ci sta intorno. E intorno a noi ci sono tante manifestazioni di tanta ignoranza, okay. di tanto attaccamento, um, pregiudizi, avversione e, e ognuno fa quel che può per cercare di ottenere i propri obiettivi per il quanto possono essere ignoranti, quindi anche di manipolazione e tante cose di questo genere. Nel momento nel quale la maggioranza degli esseri che ci stanno intorno vivono proiettando la propria felicità totalmente fuori da sé, ossia in uno sviluppo materiale, su una base materiale, sulla parte dei piaceri, sul potere, eccetera, eccetera, in un modo molto egoista, ok? Volere il contrario vuol dire andare controcorrente. Però non è un andare controcorrente dei tempi moderni, è andare controcorrente anche 2500 anni fa, all'epoca di Buddha, era andare controcorrente, anche prima di quello. Okay? La cosa più difficile non è il fatto delle influenze che noi ci abbiamo intorno a noi, ma è il fatto che noi stessi siamo condizionati da tantissime vite, con l'ignoranza, con l'attaccamento, con la rabbia, con l'invidia, eccetera, eccetera. E per questo è un processo di andare controcorrente, non solo in relazione alla società nella quale noi ci troviamo, ma anche in relazione ai nostri propri condizionamenti interni. Quindi è possibile, sì. Altri ce l'hanno fatta in passato, do dobbiamo farcela anche noi. Però ci vuole costante sforzo. Questo è un fatto. No? E anche ci vuole il fatto di cercare di trovare il più possibile delle influenze positive e nella compagnia positiva, per dire. Perché noi siamo essere influenzabili costantemente da tutto ciò che ascoltiamo, da tutto ciò che vediamo, da ogni luogo che andiamo, da ogni persona che incontriamo. Perciò è importante trovare contesti nel quale siamo influenzati positivamente. Questo è il fatto. E poi, ovviamente ci sono quelli che hanno una grande capacità di influenza e che usano, sono consapevoli di questo e lo usano per i propri interessi. Questo è più chi chiaro. Però se noi abbiamo noi stessi il potere di Scegliere il quanto vogliamo essere influenzati o meno, anche dove vogliamo andare, che valore vogliamo dare alle cose, eccetera, eccetera. Noi abbiamo questa capacità, ok? Però riguardo il sentiero verso l'illuminazione, dicevo che è più complesso perché la cosa che più ci crea problemi non sono le influenze esterne, ma i nostri condizionamenti interni. Questa è la cosa che più è forte in noi stessi, ok? Perciò, torniamo al testo. Tuttavia, se questa rinuncia non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, non diverrà a causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Bodhi vuol dire «illuminazione». Perciò il saggio dovrebbe generare la suprema bodhicitta. Bodhi, illuminazione, citta, mente. Mente dell'illuminazione. La mente che aspira all'illuminazione. La mente che vuole raggiungere l'illuminazione. Okay. Perciò quello che succede è, se io non ho voglia di raggiungere l'illuminazione, non la raggiungerò, punto. La prima cosa che ho bisogno, che cos'è? Desiderarlo. Uno dei miei maestri, Gianno Rimpo, una volta mi ha detto questa frase che mi è rimasta all'impronta, detto, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualunque cosa avvenga è desiderarla. Se noi vediamo, è sempre così. Prima di anche creare qualcosa di materiale, che cosa c'è bisogno prima? Immaginarla. La prima cosa necessaria perché qualcosa avvenga è desiderarla. Lui stato, ha detto questo nel contesto della meditazione del sentiero verso l'illuminazione, nella quale diceva l'importanza di ogni giorno fare una, la preghiera o anche la meditazione, nella quale uno va a riflettere su ognuno dei passi che esiste nel sentiero verso l'illuminazione e desiderare raggiungerli. Quello che c'è nel verso 84 della Guru Puja, per esempio. Quindi diceva, è importante desiderare, perché quando desideriamo qualcosa stiamo creando le cause per poter ottenerla. È il primo passo in assoluto. Perciò, per poter raggiungere l'illuminazione, devo prima desiderarla. Caso contrario, questo non avverrà mai. Quindi, questo stato pienamente sviluppato di Buddha, perché io possa raggiungerlo, devo desiderarlo. E qua c'è un punto importante che è.

Gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Sono legati con le strette catene del karma difficili da eliminare. Sono entrati nella gabbia del fe di ferro dell'attaccamento al sé. Sono completamente oscurati dalle fitte tenebre dell'ignoranza. Nascono nell'esistenza senza limiti e, nelle loro nascite, vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze. Riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato, ossia di divenire un Buddha. Se noi pensiamo solo per noi stessi, ci basta la liberazione o vogliamo anche l'illuminazione? Vabbè che il nostro desiderio ha una fine, però una volta che non soffriamo più, che non c'è più sofferenza, che c'è la scelta di rinascere dove e quando uno vuole, ma se il semplice fatto che non c'è più sofferenza non ci basta. In realtà sì. Quello che succede che cos'è? Pensando al nostro proprio benessere personale, individuale, okay, la liberazione basta, perché questo vuol dire vivere uno stato costante di equilibrio, senza assolutamente nessun tipo di sofferenza. Questo basta. Però che cosa succede? Dal momento nel quale si comincia ad aprire più il cuore agli altri e cominciamo a vedere l'esistenza degli altri intorno a noi, cominciamo a sviluppare un desiderio molto semplice, che ne abbiamo già, però che si, può, si deve sviluppare e crescere ancora di più, che è la voglia di aiutare gli altri. In altre parole, un sentimento profondo e importante che è l'amore. E io desidero che tu sia felice, io ti amo. Insieme con l'amore viene la compassione, io desidero che tu sia libero dalla sofferenza. Quanto è difficile aiutare qualcuno veramente a uscire dalla sofferenza? È difficile, tanto. Ci sono diversi livelli di aiuti che possiamo fare, diversi livelli di, aiuti, di, di aiuto, quindi di forme di manifestare la compassione. Il livello più semplice è aiutare materialmente, o fisicamente, materialmente. Sono i quattro tipi di sofferenze. Io prima posso aiutare una persona a livello fisico, ossia la persona ha un dolore, posso aiutarla a eliminare quel dolore dalla persona. Posso, la persona ha della fame, posso darle da mangiare, quindi aiuto materialmente quella persona. Questi sono i due modi più semplici ad aiutare. In realtà il più semplice è quello materiale. Io ho qualcosa, te lo do, aiuto a diminuire la tua sofferenza. Ottimo! Veramente una cosa bellissima. Però, aiuto fino a un certo punto, un aiuto palliativo, un aiuto che arriva fino a lì, fra un dopo di un po'. In altre parole, ti do da mangiare, domani c'hai fame ancora. Perciò, è un aiuto ed è e va fatto assolutamente, è un tipo di generosità e va fatta. Il secondo tipo di aiuto è quello fisicamente, aiutare la persona a eliminare la sofferenza del corpo, corpo la sofferenza fisica. E anche la sofferenza mentale, ma principalmente la sofferenza fisica. E qua che cosa c'è? È quello che le persone che hanno una conoscenza maggiore della medicina e così via possono aiutare a fare, ma tutti noi in un modo o in un altro possiamo aiutare. Però è già più difficile, no? Io vedo spesso come i medici sono frustrati perché hanno i mezzi per aiutare, però le persone non vogliono aiutarsi da sole, quindi quello che succede è, io ti dico quello che devi fare, quello che non devi fare, eccetera, eccetera, se tu non lo fai fino a un certo punto ti posso aiutare a uscire dalla tua sofferenza fisica. Ok? Ed è un altro livello di aiuto possibile. Poi abbiamo la sofferenza sociale. Io posso aiutare a creare a pace tra i conflitti che esistono nei rapporti umani, eccetera, eccetera. Si può fare questo, è già più difficile, però è ancora possibile sempre. Ci vuole una capacità maggiore dalla parte della persona stessa. Il modo più semplice di aiutare è materialmente, poi viene fisicamente, poi mentalmente ma nei rapporti tra le persone per eliminare quel tipo di sofferenza e poi dopo c'è l'aiuto più profondo che aiutare la persona a eliminare la sofferenza mentale, a eliminare le paure, a eliminare la propria ansia, a eliminare le proprie cause della propria sofferenza, aiutare a livello più profondo, eliminare a cambiare i condizionamenti negativi, le, le, le abitudini negative che la persona stessa ha. Questo è molto più difficile ancora, però è l'aiuto più profondo in assoluto. Okay? Per quello che abbiamo i quattro tipi di generosità, Dare materialmente, dare protezione, dare amore e dare il Dharma. Ok? Protezione vuol dire proteggere dalla sofferenza. Io faccio qualcosa che ti aiuto a evitare una sofferenza che altrimenti avresti avuto. Quindi questo è dare protezione. Però quello che succede, che cos'è? Per aiutare gli altri intorno a me, ossia per. Mettere in atto questo sentimento di amore e di compassione che ho verso gli altri, più io mi, sono, più io mi sviluppo a me stesso, meglio posso aiutare gli altri. Perché all'inizio quello che succede è che possiamo rimanere abbastanza frustrati. Dal momento nel quale noi abbiamo un sentimento di amore vero e sincero verso gli altri e noi non siamo capaci di aiutarli, non è mica facile. Perché? È veramente difficile, perché per aiutare l'altro la prima cosa che devo fare è capirlo. Perché per aiutare te io mi devo adattare a te. E chi aiuta a chi si adatta a chi si deve adattare a chi viene aiutato, e non il contrario. Perciò, quando noi guardiamo, chi sono quelli che riusciamo ad aiutare un po' meglio? Quelli che sono più simili a noi quelli che pensano in un modo simile al nostro, quelli verso di cui noi riusciamo a connetterci e riusciamo a, in qualche modo a capirli, a parlare la loro lingua. A queste persone, a questi esseri, possiamo arrivare ad aiutare a un livello più profondo. A livello materiale è già più facile, anche se non sempre. Eh. Io mi ricordo una volta in India, mi sono trovato in una situazione che è durata degli anni. C'era una, una ragazza, che era in italiano si dice sorda muta no? e era una mendicante e veniva sempre in monastero a mendicare e aveva una figlia con sé no? la Sharon si ricorderà bene e questa signora veniva sempre a mendicare io le sempre gli davo dei soldi e così via e una volta era lì e mi hanno detto cerchiamo di trovare uno sponsor no? per aiutare queste qua e ho fatto la foto così trovato subito lo sponsor non sono mai riuscito, ho fatto tutto quello che avevo nelle mie capacità. E di solito sono uno che riesco abbastanza a fare le cose quando ho voglia. Non sono mai riuscito ad aiutarla veramente. Ho fatto 14 ore in macchina un giorno per andare a cercare la scuola per la bambina. Ho cercato di fare di tutto e di più per aiutare questa signora con la sua figlia. Mai riuscito a fare in modo che quei soldi potessero essere di buon uso per lei. Non si riusciva, non importa il quanto io facessi, la cosa non succedeva, c'era qualcosa che non andava, era impossibile. Ho stato non lo so anni a provarci. Questo per me è un segno chiaro che certe volte anche neanche materialmente riesci ad aiutare. Se la persona dall'altra parte non ha i meriti, non ha le cause, non ha la base per poter ricevere quell'aiuto, non ce la fai. È così. Quindi quello che succede è che aiutare è difficile. Richiede saggezza, richiede la capacità di comprendere l'altro, di capire in che modo devo aiutare. In certi casi il miglior modo di aiutare è addirittura quello di non far niente. Io mi sono già trovato in una situazione nella quale ho capito che il miglior modo di aiutare era non aiutare. Perché qualunque cosa io facessi per quanto volessi fare il bene, avrei solo peggiorato la situazione. Perciò quello che succede che cos'è? Quando apriamo il nostro cuore agli altri, con amore, con compassione, con la voglia e la determinazione di aiutare d'essere di beneficio agli altri, inevitabilmente all'inizio andremo a sentire una sorta di frustrazione, che è io così come sono messo non riesco ad aiutare veramente. Provo il mio meglio, però arrivo fino a un certo limite. Perciò io, per poter aiutare gli altri, veramente, devo sviluppare le mie qualità. Devo avere più saggezza, devo comprendere come è fatto ognuno. Devo riuscire a capire la mentalità di ogni essere, per poter aiutarli tutti nello stesso modo. Ed è qua che viene la necessità di raggiungere l'illuminazione, più che la liberazione. Perché una delle qualità del Buddha, è la sua capacità di capire ognuno a secondo delle sue necessità. Questa è una delle qualità importanti del Buddha. La capacità di agire in accordo con la necessità è la capacità di ogni essere. Di adattarsi perfettamente ad ogni essere. Questa è una delle qualità più importanti di un Buddha. Quindi, se io voglio veramente aiutare tutti, non mi, basta, non mi basta la liberazione. Che me ne frega me di rimanere lì così bello a fare una bella vacanza al Samsara mentre tutti gli altri soffrono intorno a me. E non poter aiutarli veramente. Io non voglio quello. Io voglio veramente poter aiutarli. Perché se noi facciamo una metafora un po' forte però. Mettiamo così: immaginate una cosa che vi piace moltissimo che vi rilassa tantissimo, che piace, Ma diciamo, fare un bel massaggio con una musica piacevole in un ambiente bello, tutto perfetto, ok? Immaginiamo che c'è una stanza dove c'è il più bravo massaggiatore, massaggiatrice del mondo che sono lì e stiamo lì tutto perfetto per farci rilassare quello che più vogliamo nel mondo e andiamo lì per rilassarci. Nella stanza a fianco, ok? O oh, nel giardinetto a fianco c'è una piscina, c'è un laghetto, quel che è. E in quel laghetto c'è la persona che noi amiamo tantissimo che si sta annegando. Ok? Cos'è? O, oh, un altro esempio ancora più forte, c'è un, una stanza a fianco che sta prendendo fuoco, la casa a fianco sta prendendo fuoco e c'è una persona che noi amiamo tantissimo che è lì dentro, in mezzo all'incendio. Che cosa è più difficile andare... In mezzo all'incendio a prendere la persona e per bruciarsi anche, o sapere che la persona è lì e rimanere a farsi il massaggio. È più difficile rimanere lì. Ok? Il Bodhisattva è colui che ha un amore e una compassione totale per ogni essere, che non riesce a stare semplicemente a far nulla. Quindi quello che succede dinanzi alla sofferenza degli esseri che c'è intorno a noi, non basta più la liberazione dal samsara. Non basta raggiungere uno stato nel quale io mi trovo bene, rilassato, felice, contento. E le altre? Che però nel quale non ho gli strumenti necessari per aiutare tutti gli altri. Ovviamente ho più strumenti di quelli che ho oggi. Però comunque non sono abbastanza per aiutare tutti. Quindi da questo nasce l'urgenza e la necessità di sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale, non perché io voglio diventare un Buddha, perché per me basta la liberazione effettivamente, ma perché è l'unico modo che posso aiutare effettivamente tutti gli esseri, che è adattandomi alla loro capacità, alla loro necessità. Perciò, con la base dell'amore, della compassione, naturalmente nasce l'urgenza di sviluppare le nostre proprie qualità per essere di maggior beneficio per gli altri. E questa viene chiamata la Bodhicitta. La Bodhicitta è questa profonda intenzione, questo profondo desiderio, questa urgenza interna di sviluppare le proprie qualità, di raggiungere l'illuminazione, di sviluppare la propria saggezza, il proprio equilibrio, la propria compassione anche di sviluppare se stessi per poter così aiutare effettivamente gli altri in un modo migliore. Vuol dire aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza, perché l'unica cosa che un essere può fare a un altro, sia dal punto di vista positivo che dal punto di vista negativo. Anche il Buddha viene qua in persona, qualunque Buddha vengono qua, tutti i Buddha in persona e vogliono cercare di aiutare qualunque altro essere. O vengono qua gli esseri più cattivi del mondo e vogliono fare qualcosa di male contro quell'essere. L'unica cosa che un essere può fare a un altro è interagire mentalmente, verbalmente, fisicamente con quell'essere. Niente di più. Quello che possiamo fare è interagire. Tutto lì. Nella nostra interazione possiamo aiutare o creare dei danni. Perciò, in altre parole, nessuno può cambiare quel che io sono, nessuno può entrare nella mia mente effettivamente. Quello che possono è interagire con le parole che ascolto, con le cose che vedo, con, tramite il corpo, possono interagire con me. Però è da questa interazione che io vado a sviluppare uno stato piuttosto che un altro e avere un sentimento piuttosto che un altro. Perciò, per aiutare gli esseri, l'unica cosa che possiamo fare è interagire. Se abbiamo una persona vicino a noi che soffre o che ha un'attitudine che secondo noi non è corretta e qualunque cosa sia e noi vogliamo aiutare quella persona a cambiare, l'unica cosa che possiamo fare è interagire con il corpo, con la parola e con la mente con quella persona. Non possiamo fare altro che interagire. Ma anche un Buddha. La differenza è che il Buddha sa come interagire nel modo giusto. E noi spesso vogliamo interagire per aiutare e facciamo più danni che aiuto ogni tanto. Però nessuno di noi è capace di entrare e togliere la sofferenza dell'altro. Possiamo solamente interagire. Però un Buddha ha la capacità di fare questo con totale chiarezza e con totale consapevolezza nel modo adatto a ognuno degli esseri. Pensando nel beneficio medio-lungo termine, non nel beneficio immediato. Perché anche qui il modo corretto di aiutare è se c'è una sofferenza momentanea, che però è un'interazione che porta a uno stato di benessere a medio-lungo termine, che ben venga. Se c'è a sua volta un piacere momentaneo che però porta a sofferenza a medio-lungo termine, non deve esserci. Quindi il Buddha vuol dire anche avere la capacità di comprendere questo, di saper vedere a lungo termine di non guardare solo l'istante presente. E c'è anche un altro punto. Noi quando vediamo gli altri, inevitabilmente vediamo l'altro tramite il filtro di noi stessi. Noi andiamo a giudicare la vita dell'altro, a giudicare le azioni dell'altro, a giudicare il modo e tutto quello che c'è davanti a noi, dal nostro proprio modo di vedere la realtà. È così. Un Buddha è un essere che è capace di andare oltre questo che è capace di vedere l'altro così come l'altro vede se stesso. Okay. E perciò, è perciò lo conosce, perciò è capace di vederlo e quindi è capace di agire in accordo con le sue necessità. Quindi, quando noi vediamo la sofferenza degli esseri che ci stanno intorno e che con tutte le vite che abbiamo avuto sono state le nostre madri, in altre parole che ci stanno vicini, che sono importanti per noi. Inevitabilmente andiamo ad aprire il nostro cuore. E più noi apriamo il nostro cuore agli esseri, più forte diventa l'urgenza di fare qualcosa per loro. E la miglior cosa che possiamo fare è sviluppare noi stessi per poter aiutarli meglio. Perciò... La bodhicitta non è il concetto io voglio raggiungere l'illuminazione e quando avrò raggiunto l'illuminazione per non annoiarmi faccio qualcosa per gli esseri. No, è il contrario. Io voglio aiutare gli esseri e l'unico strumento reale che ho è raggiungere l'illuminazione. Perché voglio raggiungere l'illuminazione? Perché io voglio aiutare gli altri. Quindi questo è il sentimento della cosiddetta bodhicitta, che poi è tra tutti gli stati mentali, gli stati di coscienza che possiamo avere, viene detto che è il più eccellente di tutti, anche il più potente. Perché quello che succede è che per raggiungere l'illuminazione richiede tempo, richiede costanza, richiede sforzo, non è una cosa ovvia è semplice. e semplice. La forza necessaria, la benzina che uno ha bisogno per riuscire a seguire questo percorso è l'amore e la compassione per gli altri. Viene detto che con un sentimento solamente verso se stessi non è abbastanza per dare la forza necessaria in questo sentiero. Perché? Anche parlando per noi stessi. Perciò... Il processo è quello di una volta che io ho capito che la sofferenza non è solo la sofferenza della sofferenza, ma è l'intero ciclo del samsara, e io comincio a vedere intorno a me gli altri esseri che stanno intorno. Anche quelli che sembrano che stanno bene e contenti. Sono nel samsara o no? Sì. Quindi, prima o poi, succederà che si ritroveranno in un'altra volta la situazione di sofferenza, l'altalena in alto, ma per un po' cade. Quindi se cominciamo a guardare gli esseri intorno a noi, come dice qua, gli esseri samsarici, no? Gli esseri che si trovano in questo ciclo di sofferenza, così chiamato samsara, sono trascinati costantemente dalle correnti dei quattro potenti fiumi. Immaginiamo, a me, quando io ho letto questo verso per la prima volta e quando lo recito, immagino questa scena di esseri che vengono trascinati dalla corrente dei grossi fiumi. Queste correnti dei quattro potenti fiumi. Adesso vedo vedere se me le ricordo bene. Mi sa che ce l'è in quel librettino lì che avevo scritto all'epoca. Approfitto che Daphne c'è il librettino che ho fatto l'altra volta. Credo di averlo scritto qua, per non dire una cosa per un'altra. Quattro potenti fiumi vengono visti in due modi, quelli della causa e quelli del risultato. I quattro potenti fiumi della causa sono il desiderio, veniamo trascinati dal desiderio, veniamo costantemente trascinati dalla nostra visione, che è la nostra visione di mondo, come noi vediamo la realtà, dalla forza della maturazione delle nostre azioni del passato ossia dalla forza del nostro proprio karma, la maturazione delle azioni che abbiamo creato nel passato, e dalla nostra ignoranza. Quindi noi andiamo ad agire costantemente con corpo, con parola, con la mente, veniamo trascinati costantemente dalla forza della nostra ignoranza, del desiderio, delle nostre visioni e del nostro karma. E poi allo stesso tempo le quattro fiumi anche rappresentano. La nascita, l'invecchiare, la malattia e la morte. Veniamo trascinati in questo ciclo costante di rinascita. Nascere, invecchiare, poi si comincia a invecchiare dopo il primo istante del concepimento. Ah, non è che uno nasce già nove mesi invecchiato, no? che, non è che uno comincia a invecchiare chissà quando, no. È il processo costante di trasformazione del corpo che poi si manifesta nella cosiddetta vecchiaia, però è una cosa costante. Perciò la nascita, l'invecchiare, la malattia e la morte sono quattro cose che anche poi dopo da questo ritorniamo alla nascita, l'invecchiare malattia e morte, quindi veniamo trascinati anche da questo. Se noi guardiamo intorno a noi, gli esseri sono trascinati sia da questo processo di nascita, invecchiare, malattia e morte, ma anche principalmente trascinati dalla causa, che vengono trascinati dai propri desideri, dalle proprie visioni, dal proprio karma e dalla propria ignoranza. Insieme con questo, um, l'immagine per completarsi è, vengono trascinati dalle, dalle correnti dei quattro potenti fiumi, sono legati con le strette catene del karma, quindi sono questi esseri trascinati dal fiume, totalmente legati con delle correnti. Quali sono le correnti, le azioni che abbiamo fatto nel passato? Nessun essere è libero da ciò che ha compiuto nel passato fin d'oggi. Nessuno di noi è libero da quello che abbiamo detto, da quello che abbiamo fatto, dai pensieri che abbiamo avuto. In altre parole, il presente è totalmente condizionato dal passato. Perciò siamo condizionati, per il quanto che oggi diciamo ho capito diversamente, eh, però c'è il conto da pagare. Non è perché io oggi mi sono svegliato e ho una totale amnesia di quello che è successo ieri, che non sono responsabile per la persona che ho ucciso ieri. Diciamo che vado lì, uccido una persona. Dopo di un po' mi trovo nel tribunale, però fra una cosa e un'altra mi sono avuto un'amnesia totale e non mi ricordo assolutamente di nulla. Questo toglie la mia responsabilità o no? No. Perciò noi tra una vita e un'altra abbiamo un'amnesia, ma questo mica ci toglie la responsabilità delle cose che abbiamo fatto. Ma lascia stare l'altra vita anche di questa vita, un po' di amnesia ci abbiamo, eh! Mica ci ricordiamo tutto quello che abbiamo fatto, facciamo fatica a ricordare quello che abbiamo mangiato ieri, figuriamoci tutte le azioni che abbiamo compiuto, i pensieri che abbiamo avuto e così via. Però questo non toglie la nostra responsabilità di queste azioni. Quindi noi siamo legati dal nostro karma. Karma vuol dire azione, vuol dire ciò che abbiamo compiuto fino adesso. Noi, così come tutti gli altri esseri intorno a noi, legati dal karma. Entrate nella gabbia di ferro, la parola in tibetano più che gabbia vuol dire uh, una rete, una rete di ferro, come una gabbia di ferro, una rete di ferro dell'attaccamento al sé, della visione erronea che abbiamo della nostra propria identità. Noi ci aggrappiamo fortemente a un'identità di un essere ignorante e sofferente e così via. Ok? Quindi, è, non, è come se non bastassi completamente oscurati nelle fitte tenebre dell'ignoranza. Noi riusciamo a vedere, quindi veniamo, immaginiamo essere trascinati dalla corrente del fiume, legati dentro una gabbia nel buio. Ogni tanto uno riesce a tirar fuori la testa per respirare un po', poi ritorna dentro, sbatte da una parte e dall'altra, e come se non bastassi, nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite, vengono incessantemente torturate dalle tre sofferenze. Le tre sofferenze vengono rappresentate come degli animali, come dei coccodrilli, come degli animali che vengono a mordere mentre uno si trova in questa situazione. Quali sono le tre sofferenze? La sofferenza della sofferenza, che è la sofferenza del corpo e la mente, quello che conosciamo come sofferenza, la sofferenza del cambiamento che sono i momenti piacevoli che ma in realtà sono della natura di sofferenza. È la sofferenza che è tutto permia, il corpo e la mente inquinate dalla nostra propria ignoranza e dai nostri veleni mentali e dal nostro karma e azioni. Perciò, e questo è una cosa che è costante, e siamo nel buio, quindi uno non vede neanche dove si trova e cosa c'è, che cosa può fare, non capisce neanche, non vede neanche la propria condizione in realtà con chiarezza, però ne vive le conseguenze, ne vive i risultati. Perciò, se noi vediamo intorno a noi ogni essere che ci sta intorno, pensiamo alle persone, pensiamo agli animali e quelli che noi riusciamo a vedere e percepire, no? Ogni essere, dal primo all'ultimo, quello che vuole è essere felice. Però è guidato totalmente dalla propria ignoranza. Può sembrare strano, però anche le cose più assurde del mondo, le guerre, le attitudini di più grande violenza, di manipolazione, qualunque cosa sia, avviene perché gli esseri vogliono essere felici e non vogliono soffrire, ma che però sono guidati dalla propria ignoranza. Tutti fanno tutto ciò che fanno pensando che sia il meglio per la propria felicità guidati dalla propria ignoranza, ognuno. Perciò vengono trascinati costantemente dal proprio desiderio, dalla propria ignoranza, dal proprio karma e ovviamente dalla propria visione di mondo. E in questo trascinare sono però presi dalla loro sofferenza, totalmente presi dall'attaccamento alla propria identità e così... Si continua, però sono nel buio, non hanno la capacità neanche di vedere questo. Perciò, quando vediamo questo negli esseri intorno a noi, vediamo che la sofferenza che c'è intorno a noi è così profonda, è così ampia, che la nostra propria sofferenza diventa piccola. Sulla base di questo, sviluppiamo il profondo desiderio io devo uscire dal mio proprio ciclo di sofferenza devo riuscire a togliere le mie catene devo riuscire a liberarmi da questa rete devo riuscire a aprire gli occhi e uscire da questa oscurità liberarmi da, da, da questi fiumi che mi portano da queste correnti che mi portano senza libertà perché così io posso aiutare gli altri questa è la motivazione quindi in altre parole, quando noi apriamo il nostro cuore agli altri, sinceramente è una delle cose più belle in assoluto che possiamo fare. Egoisticamente parlando, la cosa migliore per noi è ad essere altruisti. Anche perché la causa principale della nostra propria sofferenza è il nostro egoismo. Questa ossessione che abbiamo alla nostra propria autogratificazione. E la cosa che ci dà la più grande soddisfazione e gioia è l'amore. No? E su questo io ho una mia riflessione, che è quella che noi spesso vogliamo essere amati e facciamo di tutto e di più per essere amati. E addirittura cerchiamo anche forme non vere di amore, pensando che è amore, perché vogliamo ricevere attenzione, vogliamo essere amati in tanti modi. Ma credo che questo avvenga perché sentiamo il beneficio del sentimento dell'amore stesso. Però una cosa importante da capire è molto, ma molto, ma molto più bello amare che essere amati. È bellissimo essere amati, eh? Però amare è mille volte meglio. Non con l'aspettativa di ricevere, non l'amare dal punto di vista di fare un business, nel senso di... Io ti do il mio amore affinché tu mi dia il tuo, vediamo se il tuo amore vale tanto quanto il mio che ti sto dando. Non stiamo a fare gli affari qua. Perché così non funziona. Però succede, eh? Nel senso, ok, io quello che voglio è ricevere. Per ricevere devo dare, fammi vedere in che modo posso comprare il tuo amore. Chiaro che è sempre uno scambio, qualunque relazione. Però lo scambio reale è io ti do l'amore perché per me quello che io ricevo è la possibilità di darti l'amore. Io desidero che tu sia felice, io ti amo e questo è già abbastanza per me. Io ti ringrazio profondamente perché tu mi dai la possibilità di amare. È un po' come ho visto tantissime volte con la Magance quando lui nella pratica proprio lo metti nella quale fa, io ti do la mia amicizia. Poi se tu mi dai la tua non è un problema tuo. Io continuo a fare la mia parte. E sono, io ho visto questo con molta chiarezza, una volta che lui dà l'amicizia a qualcuno, la persona può fare qualunque cosa, lui rimane. E io ho già visto anche dire, no, ma io la mia parte la faccio, poi se l'altro fa la sua, no, è un problema suo, mica mio. Quando noi diamo amore, quando noi apriamo il nostro cuore agli altri, questo ci porta a un livello di piacere, di soddisfazione, di gioia, che va al di là di qualunque piacere personale che possiamo ottenere. Io sono sicurissimo di questo. Quello che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Anche perché si soffre meno. Basta vedere tutte le nostre menate e sofferenze. Sono a causa dell'io e del mio o del bene comune di tutti? Di solito soffriamo per l'io e il mio, perciò. Quando riusciamo a dare priorità al bene comune, noi facciamo parte del bene comune. Se noi pensiamo a tutti, io faccio parte del tutti. Quindi prendo anche cura di me. Però il punto importante è che diventa essenziale nel nostro sentiero aprire il nostro cuore, amare veramente gli altri e naturalmente con questo sviluppare anche compassione, dare importanza e priorità al bene comune degli altri. E questo è qualcosa per noi stessi, chi ci guadagna più di tutti siamo noi. Però è una cosa che dobbiamo sperimentare. E quando noi sperimentiamo questo, inevitabilmente diventa la nostra priorità sviluppare le nostre proprie capacità, perché come faccio ad aiutare gli altri messo come sono messo? È un po' come per dire: se voglio aiutare le persone a non avere più fame, io non posso essere nella fame me stesso. Come minimo devo riuscire ad avere del cibo da darli. Poi dopo posso insegnarle a piantare, posso insegnarle a coltivare la terra, posso insegnarle a trovare il proprio cibo, però prima lo devo saper farlo io stesso. Questo è il sentimento dell'illuminazione. La Bodhicitta viene chiamata la bodicitta come quella di un re. sono tre tipi di bodicitta. Però tutta la bodicitta alla fine è sempre la bodicitta come quella del re. Che è quella che dice prima io devo avere il potere per poi dopo poter aiutare gli altri. Qual è la ragione che voglio diventare re per poter aiutare le persone? In altre parole, prima devo raggiungere l'illuminazione per poter così aiutare le altre realmente. Poi c'è la bodicitta che è come il barcaiolo che dice io voglio che passa da una riva all'altra insieme, dici io voglio raggiungere l'illuminazione insieme con tutti gli esseri. E c'è anche la bodicita come quella di un pastore che dice io voglio portare prima tutti gli esseri all'illuminazione e poi ci vado io. Però sono, è il modo dell'intenzione come può nascere questo sentimento. Però la realtà dei fatti è che la bodicita è sempre quella del re è sempre quella io devo per forza di cose prima sviluppare me stesso per poi dopo poter aiutare gli altri non posso mica dar da mangiare se io non ho da mangiare non posso insegnare qualcosa a qualcuno se io stesso non lo so quella cosa non posso guidare qualcuno in una strada se io stesso quella strada non la conosco quindi possa io raggiungere l'illuminazione possa io a diventare un buddha in modo di poter aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza senza eccezione questo è quello che viene chiamata la bodhicitta okay. qua potremo entrare in mille dettagli passare giorni a parlare di bodhicitta sono due tecniche principali per lo sviluppo della bodhicitta quella che viene chiamato scambiare se stessi con gli altri e la tecnica delle sette cause e risultato non entriamo nei dettagli su quello adesso, okay? però il punto principale è aprire il nostro cuore. Se noi coltiviamo quotidianamente l'aspetto dell'amore verso gli altri, gradualmente andiamo in questa direzione. E, ed è l'incentivo, è veramente la forza più grande che possiamo avere per il nostro proprio sviluppo spirituale anche, è quello dell'amore verso gli altri. Questo mi fa ricordare una, una, una situazione che ho vissuto da bambino. Ero andato a um, giocare con gli aquiloni. E ero a casa di mio cugino e mio cugino siamo andati a giocare con l'aquilone. Fino a tardi l'aquilone era diventato così lontano, non volevamo tirarlo indietro. E siamo rimasti fino a tardi lì. E a un certo momento stavamo tornando, era un terreno. Dove dovevano ancora costruire una casa, e prima di uscire abbiamo visto che le porte di legno grosse che c'erano state chiuse e c'erano piene di cani randagi lì dentro. E questi cani randagi sono venuti nelle nostre direzioni, hanno cominciato a ringhiare. no? Ho preso tanta paura, in quel momento erano tanti cani, e io avrei avuto, non lo so, 9 anni, qualcosa del genere. Non sapevo bene cosa fare davanti a tutti quei cani che stavano venendo, sembrava che ci volessero attaccare. Non c'era molto bene dove scappare, poi scappare è più pericoloso ancora in que quei casi. Ho visto che c'era una grossa pietra davanti a me. Ho preso questa pietra, l'ho alzata e l'ho lanciata. La pietra è caduta per terra, ha fatto un bel rumore, i cani sono, sono scappati. Bene. Il giorno dopo ritorno in quello stesso posto, cerco di alzare quella pietra, non andava oltre le mie ginocchia. Era troppo pesante. Ma c'è una fatica enorme per alzare la pietra. Il giorno prima, preso dalla paura, l'ho alzata fino in alto e l'ho lanciata, no? Questo che cosa mi ha fatto? Io ho riflettuto tanto a quell'epoca su quella cosa. E cosa ho capito che quando abbiamo un'emozione forte, quella ci dà una forza che va molto al di là della normalità. Sia positiva che negativa l'emozione. Quando abbiamo un grande sentimento di amore, quello ci dà una forza che va al di là. Quando abbiamo un grande sentimento di paura, ma anche la rabbia, anche l'odio, anche l'invidia. Quando siamo presi da forti emozioni, da forti sentimenti, siamo capaci di fare delle cose che non ci aspetteremo mai. Anche fisicamente riusciamo ad avere una forza in più. Perciò quando uno sviluppa veramente un sentimento di amore, più si apre il cuore, più si ha fede, più si ha amore, più si ha compassione, più uno ha questi sentimenti forti dentro di sé, più forza ha. E più facili diventano le cose in questo senso. Quindi anche nel proprio sentiero, più abbiamo compassione e amore, più apriamo il nostro cuore agli altri. Più facile diventa il percorso, più forza abbiamo nel nostro proprio sentiero. Più il nostro percorso spirituale diventa una cosa egoista, centrata solo in noi stessi, meno forza abbiamo. Questo è un fatto. Perciò, anche qui, un'altra volta, egoisticamente parlando, è meglio essere altruisti. Però deve essere un altruista vero, non finto non è ah, per me devo essere altruista quindi cerchiamo di essere altruisti così io sto meglio no, non funziona per quello che è un segreto quello che ho appena detto perché in realtà non può essere finto però fatto sta che il secondo passo importante nel nostro sentiero dopo aver capito che cos'è la sofferenza che cos'è la felicità e aver desiderato questo per noi stessi lo dobbiamo rigirare questo sentimento verso gli altri aprire profondamente il nostro cuore e questo ci porta di conseguenza a voler raggiungere l'illuminazione, a voler sviluppare le nostre qualità al massimo potenziale per aiutare ogni essere. Questo è il percorso naturale che andiamo a seguire. Okay? Quindi il secondo punto fondamentale nel sentiero è quello di aprire il cuore a ogni essere e agire di conseguenza. Quello di dare priorità e importanza al bene comune prima che il bene individuale. È quello di poter ogni giorno cercare di essere di più beneficio possibile a tutti quelli che incontriamo, ma innanzitutto con sincerità di mettere uno sforzo costante per aprire il nostro cuore e amare gli altri in un modo vero, in un modo puro e non cercando di farli affari. Questo è una cosa importante ed è possibile è veramente molto possibile, però come tutto il resto richiede la sua costanza, richiede il suo sforzo. Ehm... Però è una delle cose più significative in assoluto che possiamo fare nella nostra vita. Sviluppare sempre di più un sentimento profondo e sincero di amore e coltivare questo sentimento e agire in, di conseguenza. Questa è una delle cose più significative in assoluto che possiamo fare. Però noi non riusciamo mai ad amare un altro. Diversamente dal modo in cui noi amiamo noi stessi. Se per me la felicità vuol dire stare bene materialmente, io ti amo, cosa voglio per te? Che tu stia bene materialmente. Se per me la felicità vuol dire uscire dal samsara e io ti amo, cosa voglio per te? Che tu esca dal samsara. Per quello che prima viene la rinuncia, prima viene rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza, prima viene desiderare uscire dal samsara per poi dopo poter desiderare questo agli altri ok? quindi questa è la cosiddetta body cheat e si dice anche che qualunque azione noi facciamo il risultato dipende anche dalla motivazione con la quale noi la facciamo se l'azione viene fatta con un, un, un una motivazione anche buona però individuale ha un certo tipo di forza quell'azione. Se viene fatta con l'intento di beneficiare dieci esseri, ha un certo tipo di forza. Se viene fatta con l'intento di beneficiare tutti gli esseri, ha un altro tipo di forza. Quindi quando si parla dell'accumulazione di meriti, accumulazione di cause virtuose, di cause positive, la bodhicitta è una delle migliori cose che abbiamo per accumulare energia positiva. E agire con un vero sentimento di amore e compassione verso tutti, questa è una delle cose più potenti che possiamo avere dentro di noi. È uno degli strumenti più potenti veramente che esiste, è estremamente importante. Ok, un ultimo punto importante è che amare qualcuno non vuol dire dover essere condiscendente con quella persona. Non è perché io ti amo che io devo essere d'accordo con tutto quello che tu fai e il tuo modo di essere. Io ti amo perché io, io desidero che tu sia felice. Ho compassione di te, desidero che tu non soffra. Però questo non vuol dire che io sono d'accordo con il quello che fai, col tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Io dico questo perché spesso io sento commenti che dicono: ma come faccio a amare quella persona dopo tutto quello che ha fatto? Una cosa non c'entra con l'altra. Io posso amarti profondamente e non essere d'accordo col tuo modo di essere. Io posso amarti profondamente e riconoscere che tu hai un'attitudine completamente sbagliata. O che hai avuto un'attitudine sbagliata o che ce l'hai ancora. Perché non è perché io ti amo che io necessariamente sono d'accordo con quello che tu fai, il modo in cui tu sei. Per questo è importante per noi perché noi spesso facciamo fatica ad amare qualcuno perché quel qualcuno ha fatto delle cose che noi non siamo d'accordo ha avuto degli atteggiamenti che noi ne riteniamo sbagliati. Però una cosa non c'entra con l'altra e, e noi non dobbiamo neanche aver paura di amare perché noi non abbiamo nulla da perdere. Dove sì, dobbiamo aver paura di cercare di fare gli affari con l'amore. Ti do questo affinché tu mi dia quell'altro. Visto che se tu non mi dai abbastanza, meglio che io non te lo do. Però l'amore vero, dove noi semplicemente apriamo il cuore all'altro e desideriamo che sia felice, non c'è nulla da perdere, solo da guadagnare, no? Una domanda che io ho fatto spesso quando parliamo della rinuncia è ditemi una cosa che più ne ho meglio sto che più ho, più riesce a sostenere e mantenere uno stato di gioia e soddisfazione. Soldi? No. Beni materiali di qualunque genere? No. Potere? Riconoscimento? piaceri sensoriali? No. Le uniche cose che più ne ho, meglio sto sono l'amore? Più amore ho, meglio sto. Saggezza? Equilibrio? Soddisfazione? Per esempio, se nelle nostre ricchezze interne, le nostre ricchezze interne, più ne ho, meglio sto. Questo è chiarissimo. Perciò non dobbiamo avere paura di amare. Che certe volte noi abbiamo paura di amare per la paura della sofferenza dopo, nel caso noi non siamo amati come pensavamo di dover esserlo. Ma qua stiamo parlando del semplice aprire il nostro cuore agli altri. Va molto al di là dell'amore che c'è tra di coppia, va molto al di là dell'amore che addirittura esiste tra padre e madre, e figli. Che sono tutte e due forme di amore, però spesso insieme con l'amore viene un'aspettativa, viene il modo come secondo me l'altro deve essere, deve comportarsi, eccetera, eccetera. Se tu sei mio figlio, io ti amo, devi fare così, come mai non mi fai questo piuttosto che quell'altro? Viviamo con aspettative nei nostri rapporti. Qua stiamo parlando di io ti amo perché tu esisti. Basta. No? C'è un verso del Bodhisattva Cerevatara nell'ottavo capitolo, se mi ricordo bene, intorno al verso 88, qualcosa del genere, che dice qualcosa del genere. Non mi ricordo le parole precise, però dice qualcosa del genere che dal momento in cui... Tutti gli esseri intorno a me desiderano la felicità tanto quanto la desidero anch'io. Che cosa ho di così speciale che cerco solo la mia felicità? Perché la mia felicità vale di più della tua? Dal momento in cui tutti gli esseri intorno a me non desiderano soffrire così come non, anch non desidero anch'io, che cosa ho di così speciale che cerco solo di eliminare la mia sofferenza? Perché la mia sofferenza vale di più della tua? Che cosa ho di così speciale? Che cosa ho di così speciale che la mia felicità è più importante della tua o di quella di qualunque altro? Niente. La realtà è nulla. E questo non vuol dire che dobbiamo trascurare la nostra felicità, no. È insieme. Io quando ho amore per te e faccio qualcosa per te, lo sto facendo anche per me. E quando faccio qualcosa per me, lo sto facendo anche per te. Ma insieme. Il processo qua è quello di eliminare questa dualità che esiste tra l'io e gli altri. Quando io ti amo profondamente e faccio qualcosa per te, lo sto facendo anche per me. E quando faccio qualcosa per me, per prendere cura di me, sto facendo anche per te. Perché se io non sto bene, come faccio ad aiutarti? Perciò è un processo graduale che va coltivato quotidianamente, nelle piccole cose, nel parlare con le persone, nel scambiare ogni momento, ogni giorno, nel trovarci, nel relazionarci quotidianamente. È il miglior posto dove possiamo allenarci ad amare, a non giudicare a veramente aprire gli altri e dire ok al di là del fatto di quello che tu hai fatto no io desidero che tu sia felice questa è una priorità per me amare tutti gli amici e i nemici e gli indifferenti e questo ci porterà inevitabilmente però alla sensazione di non ho abbastanza capacità per aiutarli quindi devo sviluppare me stesso per poter dare agli altri e questa è la bodicitta ed è uno dei punti più fondamentali nel nostro proprio sviluppo e crescita spirituale ok quindi ci fermiamo qui questo è quello per la bodhicitta si può entrare in mille altri dettagli eh, però questa è un po' l'essenza che vi ho trasmesso e comunque dobbiamo cominciare praticando dall'essenza e poi dopo adesso ci fermiamo per il pranzo e poi dopo torniamo per vedere la parte della corretta visione della realtà

Concio somghe modropsol, concio somghe traishish. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.